Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz, ben trovati per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia con Antonella E Entrenò. Ugo Lombardi. Salutiamo la regia Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Ben trovato. Salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera a voi. E diamo il benvenuto agli ospiti di questa sera. Con noi Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron. Ciao, buonasera a tutti Buonasera. gli ascoltatori e a voi che siete in studio. No, la nostra roccia di Antimafia 2000. E diamo il benvenuto anche a Pietro Orsatti, giornalista, narratore, come lui stesso si definisce, autore del libro Roma brucia e da un mese circa in libreria con Il bandito della guerra fredda. Buonasera Pietro, Buonasera. Buonasera benvenuto. a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, a brevissimo saremo nel nostro studio virtuale con i nostri ospiti e ci sono diversi argomenti interessanti di cui parlare questa sera, ma per il momento passo subito la linea a Rosario Moreno per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti e agli ospiti che hai in trasmissione Antonella. Allora, ricordo a tutti quanti che siamo in diretta a reti unificate su tutto il nostro network, quindi su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Valdichiana, della Valdichiana, Radio Isso di Modena, da Modena, una web radio di Modena, e Modena Noi Radio, sempre da Modena. Ovviamente siamo anche sulla web TV del circuito, sul canale Facebook Live Stream, sul sito radiosaiuz.it. La chat è aperta e comune a tutti i siti del nostro network. Vai Antonella. Grazie, giro subito la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella, da 2204 riprendiamo qui la linea della redazione RST, dunque subito lo spazio, come già accennato, alla pagina dell'Istria, della vicina regione dell'Istria. Come sapete abbiamo questa nuova, come dire, finestra sui nostri connazionali che vivono qui vicino, diciamo sempre nello stesso mare Adriatico, per così, insomma, dell'Alto Adriatico. Dunque, ricordiamo allora che a Montebelluna c'è stata una conferenza sul giorno del ricordo. Lunedì 24 aprile, presso l'Aula Magna del Liceo Primo Levi di Montebelluna, ha avuto luogo la conferenza dal titolo Dall'italianizzazione forzata dell'Istria alla tutela della minoranza autoctona, con la presenza del Presidente dell'Unione Italiana e deputato all'etnia al Sabor, onorevole Furio Radin. Il fine della conferenza spiega Ezio Toffano. Scusate, spiega Ezio Toffano, preside dell'Istituto di Istruzione Superiore, è quello di spiegare alle studentesse e agli studenti l'importanza del giorno del ricordo e di sottolineare che la presenza italiana nei territori di appartenenza storica in Croazia e in Slovenia non si è esaurita nel 1947. Il giorno del ricordo si focalizza molto sul periodo che va dal 1943 al 1947, in alcuni casi anche in anni precedenti, ma Toffano tiene a precisare che le comunità degli italiani hanno continuato e continuano tuttora a mantenere la cultura e la lingua italiana fino ai nostri giorni. I ragazzi del liceo Primo Levi, in occasione della visita dell'onorevole Furio Radin, hanno lavorato sui temi riguardanti la storia della comunità degli italiani e hanno prodotto e presentato dei lavori di ricostruzione storica dei fatti. Un lavoro definito bellissimo dal presidente dell'Unione Italiana, Furio Radin, rivolgendosi ai ragazzi, ha parlato del futuro per i giovani di oggi. È del futuro, cari ragazzi, che bisogna parlare e non soltanto tra voi, ma anche con la generazione che, come dire, ha un futuro alle spalle. Per la comunità degli italiani, il futuro significa trovare il modo per mantenere la cultura italiana autoctona e millenaria. E notizie che ricordo le abbiamo grazie alla collaborazione con l'Unione Italiana Istria. Poi vi do alcune brevi flash che abbiamo anche già accennato oggi nell'edizione precedente di Spazio Aperto alle 19:20, 19:30 circa, poco più, eravamo un po' in ritardo. Adesso le riprendiamo brevemente, facciamo una sintesi. Innanzitutto,
puntiamo l'attenzione su Abbazia. Venerdì 5 maggio alle ore 10 continuano gli incontri tra i rappresentanti dell'Unione Italiana, settore coordinamento e rapporti italiani e la comunità degli italiani con i suoi giovani attivisti. Del bar Comune Italiana sarà la volta della comunità degli italiani di Abbazia. Ci spostiamo a Buglie, domenica 7 maggio alle ore 18 avrà luogo presso la sede della comunità degli italiani locale il secondo dei cinque concerti dedicati a Fabrizio De André e organizzato dall'Unione Italiana. Il ciclo concerti è stato denominato De André Ricordi. Passiamo a Capodistria, giovedì 4 maggio alle ore 17 presso la sala di lettura Fulvio Tomizza, Calegaria 22, avrà luogo la presentazione del libro Amore meno zero di Stefano Rizzo. A dialogare con l'autore ci sarà Stefano Lusa. Passiamo a Fiume, mercoledì 3 maggio alle ore 19 presso la sede della comunità degli italiani locali, Salone delle Feste, verrà presentato l'esercito più piccolo del mondo di Gianfranco. Ricordo che per altre informazioni e approfondimenti televisivi potete ricevere la storica televisione di Capodistria, TV per Capodistria, tramite il satellite Hot Bird a 13 gradi est. Non è tutto. Alle 22.08 io ho anche dei disturbi in cuffia, non riesco a capire, comunque spero che si sia capita questa scorsa delle notizie flash dell'Istria. Io ritorno la linea a Osservatorio Antimafia, Antonella Intronò e Ugo Lombardi per la conduzione di Osservatorio Antimafia. So che avete un ospite, anzi due credo importanti, e noi ci sentiamo al termine alle 22.55 circa per gli aggiornamenti nazionali. A voi. Grazie Massimo Bonella. Sì, purtroppo c'è qualche disturbo perché Pietro Orsatti è in una condizione non proprio ideale, ma comunque è riuscito ad essere con noi questa sera. Bene, tanto Aaron quanto Pietro sono stati presenti il 1 maggio a Portella della Ginestra per la commemorazione della prima strage di Stato, anche se ancora oggi, dopo 70 anni, si fa fatica a definirla così. Un sopravvissuto, per l'esattezza Serafino Petta, ha dichiarato che il coraggio dimostrato allora ha consentito ancora oggi di tornare su quel luogo. Bene, chiedo ad entrambi, che cosa è rimasto oggi di quel coraggio dimostrato allora? Inizio io che... Magari è meglio se facciamo parlare prima Pietro, visto che non sappiamo Pietro, per quanto Pietro rimane la linea in piedi. Che sono su un traghetto attraversando lo stretto di Messina, quindi ho qualche problema logistico. Allora, 70 anni per quelle comunità sono assolutamente un'attualità, perché quella strage ha segnato la Sicilia profondamente e poi le comunità di quella zona, in particolare la comunità Albrecht, cioè quella di origine albanese, è stata colpita, e non soltanto il primo maggio del 47, ma anche precedentemente e anche successivamente. Stiamo parlando di una zona dove sono avvenute decine e decine di omicidi dal 43, tutti unidirezionali, cioè chi si occupava di diritti dei lavoratori e sulla riforma agraria veniva ammazzato, non è che veniva minacciato. E Portella della Ginestra sicuramente è uno dei momenti per quella comunità e quel territorio più tragici, anche perché era è avvenuto in questo punto dalla fine dell'Ottocento si festeggiava il primo maggio alla Pietra di Barbato, ed è una popolazione che da sempre su questi temi, cioè sui temi del diritto del lavoro, sull'accesso ai cosiddetti fondi incolti, si è sempre battuto, tuttora fra l'altro, perché ci sono ancora centinaia di migliaia di ettari in Sicilia ancora non assegnati, nonostante che la riforma agraria venne approvata negli anni 50. Aaron? Sì, no, stavo ascoltando quello che diceva Pietro. Quello che rimane dopo 70 anni, Pietro ha descritto molto bene quella che è stata la storia e quella che è anche la storia attuale, diciamo,
di un territorio. E, tra l'altro, poi nel suo libro, che poi sicuramente avrà modo anche, che penso sicuramente che parleremo anche di questo, racconta anche la storia di una vicenda su cui ancora purtroppo non c'è una completa verità, nonostante sia stato tolto il segreto di Stato. Noi abbiamo entrambi, eravamo lì presenti, abbiamo ascoltato gli interventi di tutti quanti i rappresentanti sindacali che sono intervenuti, e ci ha colpito come solamente la Camusso abbia avuto il coraggio, se vogliamo, di definire quella strage come una strage di Stato. Quasi nessuno, perlomeno microfono in mano, poi off record, o meglio, ai giornalisti che erano presenti, qualcuno ha parlato del fatto che ancora non c'è una verità. Addirittura dobbiamo registrare la Presidente della Commissione Antimafia Bindi, che ha dichiarato che renderà disponibili tutti quanti i fascicoli e quant'altro sulla strage, e che ci sarà quindi un lavoro da fare da parte della Commissione Antimafia. Detto questo, appunto, colpisce il fatto che 70 anni di distanza dalla strage di Portella della Ginestra, 25 dalle stragi di Via D'Amelio, ci ritroviamo come sempre a questo filo, se vogliamo rosso, oppure lo definirei nero, di mancate verità. Sì, quella di Portella della Ginestra, se vogliamo, è stata la prima rappresentazione dei rapporti tra banditismo, mafia, forze dell'ordine, politica, potere economico, ed è un segreto che appunto perdura da 70 anni, come anche poco credibili risultano il conflitto a fuoco durante il quale fu ucciso Salvatore Giuliano e la morte per avvelenamento di Gaspare Pisciotta. Salvatore Giuliano era il bandito capobanda che materialmente sparò sulla folla, mentre Gaspare Pisciotta fu il pentito che fece delle rivelazioni assolutamente scandalose rispetto a quelli che furono appunto i rapporti tra la mafia e i poteri istituzionali dell'epoca. La mancanza di conoscenza di quanto è realmente accaduto allora conferma che su quel segreto è impresso il sigillo del potere, come ha affermato il procuratore generale di Palermo Scarpinato, secondo voi? Sempre la priorità, allora, Pietro. Io ho un'esperienza dovuta a quasi 10 anni di ricerca su questa vicenda. Avevo già fatto un libro romanzato in cui ne trattavo l'anno scorso, si chiamava Il morte di Tommasino. Questa volta invece ho fatto un'inchiesta giornalistica che ancora non era matura l'anno scorso. Ma la questione è molto semplice, cioè quello è stato un tentativo di colpo di Stato. Nel 1947 ci sono due tentativi di colpo di Stato, uno va in atto ed è in Grecia, l'altro viene tentato in Sicilia per tentare di avere una reazione da parte del Partito Comunista. Era tutto pronto. Tra l'altro la figura del Matteo Giuliano è una grande mistificazione, perché Matteo Giuliano risulta sia mafioso, sia per un anno è stato nella decima massa di Valerio Junior Borghese. Quindi stiamo parlando di reparti di sabotatori, nuotatori, parassutisti per l'esattezza, quelli che adesso verrebbero chiamati i Marò o la Folgore, perché questi due gruppi sono derivati diretti di quella formazione militare che prima era dell'esercito sabaudo e poi diventa, in parte rimane nell'esercito sabaudo, in parte con Valerio Junior Borghese passa alla Repubblica di Salò. Stiamo parlando di reparti addestrati dalle SS tedesche, tra cui ci sta anche Giuliano, che latitante prima va in Calabria con il principe Pignatelli, fascista e personaggio assolutamente particolare, cioè nel senso proprio eversivo, dopodiché si trasferisce direttamente al gruppo Ceccacci. Il gruppo Ceccacci è uno dei gruppi principali per i sabotatori e istruttori, cioè sabotaggi e omicidi della decima massa, e viene addestrato prima in piccola parte nelle Marche e poi a Verona. Tutto questo non è stato raccontato assolutamente dalla storia italiana, cioè dei documenti relativi dei servizi segreti italiani sono ancora posti sotto segreto di fatto, nonostante che il segreto sia stato tolto l'anno scorso. A caso la Bindi dice adesso tireremo fuori i fascicoli.
Il problema è che ci sono i documenti sia americani, dei servizi segreti americani, sia dei servizi inglesi che dimostrano questo. Tra l'altro nel 1947 lo stesso bandito Giuliano doveva fare evadere da Procida sempre Valerio Borghese, che doveva guidare ad agosto il colpo di Stato. Questo è quello che è avvenuto a Portella della Ginestra, che poi ne abbiano fatto lo sconto le popolazioni di quella zona è evidente, però era una questione nazionale se non internazionale, perché c'è una regia in tutto questo, che è oltretutto dichiarata fra l'altro, che è quella della guerra fredda. Stiamo parlando dell'inizio della guerra fredda che viene sperimentato in Sicilia a partire dal 1943. La strage di Portella della Ginestra è solo il peccato originale, dopodiché tutto quello che verrà dopo è derivato da quel tipo di metodo, e questo avviene con la formazione di Gladio, con la falange armata nel 93, cioè abbiamo tutta la costruzione degli apparati deviati di questo Stato, ed è ovvio che uno Stato abbia difficoltà a raccontarsi in questa maniera, ed è quello che è avvenuto anche due giorni fa. Cioè, se solo un segretario confederale cita per una volta strage di Stato, quando si impedisce fisicamente fra l'altro a moltissime persone di raggiungere, cioè tutti gli anziani che hanno ancora una memoria, faccio un esempio, Salvo Vitale è stato bloccato perché non poteva andare con la macchina, ma lui, essendo con problemi di gambe, eccetera, non l'hanno fatto passare, ma così tantissime persone, per un fatto di disorganizzazione, dicono. Però Salvo Vitale è uno che ci va da 60 anni lì, e gli è stato impedito di raggiungere i suoi compagni a Portella della Ginestra. Sto parlando del gruppo di Radio House di Peppino in passato. Sì, tutto sì. Questo è avvenuto tranquillamente in una grande festa popolare in cui c'era la musica invece di avere Portella della Ginestra sempre sgombra, con il solito apparato mediatico, con grandi dirette, grandi discussioni, ma nessuno, dico nessuno, al di là della Pindi, ma a microfoni, cioè fuori dalla manifestazione, al lato, ha parlato di questo argomento. E questo è scandaloso, a 70 anni ancora non si sanno i mandanti di quella strage. Ed è questo che ti ha spinto a scrivere il libro Il bandito della guerra fredda, edito da Imprimatur, quindi? Io, guarda, sono arrivato a una conclusione, che il legame fra apparati fascisti, servizi deviati americani o non americani, che poi definire deviati è un modo per evitare le querele, perché in realtà parliamo di servizi, punto, la mafia, avevano un rapporto strutturale, perché la mafia in Sicilia era una forma di istituzione. Addirittura il Comitato di Liberazione Nazionale li va a incontrare nel 44, perché ne riconosce il potere reale. Assolutamente. Ci sono documenti di questo genere in cui Licausi e altri membri del CLN vanno a incontrare i capi Pizzini e compagnia per capire cioè per abbattere il conflitto, mettiamola così. Però lì la situazione è questa, cioè nel senso, in Sicilia in quel momento si sta sperimentando. Fra l'altro, scusate, stanno abbassando la rampa. Il ponte? Ecco. Sì, esatto. Io stavo praticamente sul ponte, mi avvicino al pullman, scusate se sentirete più rumore. Ma comunque lì avviene una cosa terrificante, che il capo del controspionaggio, James Jesus Angleton, americano, nel 74 candidamente dice: tutto ciò che abbiamo sperimentato in Sicilia in quegli anni poi l'abbiamo rimesso in atto in Indocina e America Latina. 74, l'anno precedente era successo qualcosa che si chiama golpe in Cile. Aaron? Io posso aggiungere che, come è emerso nel corso degli anni, proprio parte da Portella della Ginestra, ma come diceva prima Pietro, arriva probabilmente fino al 1993 con la falange armata e quant'altro. C'è proprio una connessione storica, una continuità storica, se vogliamo, che viene segnata da una serie di stragi
che appunto parte da Portella e che di fatto costruisce una sorta di percorso di azione politico-eversiva. Il fatto che di questo non si voglia, forse è proprio per questo che non si vuole parlare di queste cose, non si vuole far conoscere che l'Italia è stata attraversata da queste situazioni. E c'è stata una sorta di lotta politica che era non ortodossa e sotterranea. Ci sono state continue connessioni tra azioni dei servizi segreti, chiamiamoli prima SIS, SIFAR, SISMI, eccetera, 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 che sono stati comunque in qualche maniera in interazione con altri livelli dello Stato, con da una parte il governo nazionale e dall'altra sicuramente il mondo di Cosa Nostra. Un'interazione dove in maniera organica hanno agito appunto dei soggetti diversi, elementi del mondo criminale, quindi la mafia, che ha funzionato diciamo come una sorta di sistema solare rispetto a orbite del mondo criminale che c'era sotto, e poi i servizi segreti italiani a loro volta dominati da appunto quelli americani, OSS, CIA. E il terzo soggetto ovviamente poi è quello politico, che poi alla fine è quello che è sempre rimasto in piedi, se vogliamo. Quindi c'è tutta quanta una situazione, è importante studiare e sapere la verità sul portale della Ginestra, perché è da lì che forse hanno inizio le storie delle trattative, perché possiamo parlare al plurale, tra Stato e mafie, se vogliamo. Questa perlomeno è la mia opinione. Dottor Rossatti, Ugo Lombardi sono io, ho guardato, sì, salve, ho guardato, ho letto velocemente qualche cosa, lei ha scritto Roma brucia, ha scritto anche naturalmente tanti altri libri, però una riflessione viene spontanea. Noi abbiamo da poco festeggiato il 25 aprile la liberazione, la festa della liberazione. Ma alla luce dei fatti da lei raccontati, ai quali sta partecipando anche l'inossidabile Aaron, possiamo dire che siamo stati liberati completamente, oppure ci siamo liberati di una parte e siamo stati occupati da altri? Allora, il 70% degli apparati del Partito Fascista, cioè della Repubblica di Salò, viene assorbito dallo Stato italiano. Sto parlando dei servizi segreti. Mm-hmm. Cioè i servizi segreti, la matrice dei servizi segreti nel 1946 viene totalmente, quasi totalmente assorbita dalle strutture dello Stato italiano. Questo è un dato di fatto numerico, cioè è testimoniato dai passaggi di carriera. Cioè, rendiamoci conto che quello che doveva andare a caccia di Giuliano si chiamava Messana ed era uno che era un criminale di guerra ricercato dall'ONU per stragi in Slovenia e in Croazia. Quindi oltretutto aveva anche fatto delle stragi in anticipo nel 19 a Riesi, cioè quindi facendo una strage, sedando una rivolta per il pane. E poi c'è un dato di fatto, c'è un documento del 76 della Commissione Antimafia allegato alla relazione Nicolai, quindi stiamo parlando di un missino, quindi di destra, in cui lui riesce a riportare due documenti segreti in allegato a questa relazione, che è rimasto quasi completamente sconosciuto, in cui ci sono due documenti del console americano a Palermo che comunica al Dipartimento di Stato americano, cioè dà una relazione di due riunioni, con l'assenso ovviamente americano, in cui partecipa il generale Castellano e tutti i principali di mafia siciliani. Questa riunione aveva come oggetto la creazione di un gruppo che portasse all'autonomia della Sicilia e a un governo separatista affidato alla mafia. Questo è nell'oggetto, l'oggetto della convocazione del report che viene dato al Dipartimento di Stato, quindi al segretario di Stato, ovvero il ministro degli esteri degli Stati Uniti, e si felicitano dell'avvenuta di queste due riunioni, una avviene a Palermo e l'altra avviene a Castellammare del Golfo. Questi sono i documenti, cioè i documenti raccontano
una realtà completamente diversa da quella che viene raccontata. Cioè il fascismo viene assolutamente assorbito, cioè le strutture e gli apparati fascisti della Repubblica di Salò vengono assolutamente assorbiti dallo Stato italiano. Tra l'altro, il resto, e questo è il mio trasparente, poi c'è tutta la questione Gladio. Quando prima parlavamo del 93-94, la reazione della Falange Armata la possiamo tranquillamente collegare alla vicenda Gladio, per il semplice fatto che quella è la reazione di un gruppo, scusate il francesismo, di gente incazzata che si ritrova improvvisamente senza lavoro e senza fondi e quindi fa alza e apre una trattativa. Prima diceva la madre di tutte le trattative, sicuramente, cioè di fatto quella che vi ho raccontato prima delle riunioni di Castellano con i capi mafia è la trattativa. Castellano è quello che firma l'armistizio, non è uno qualunque. In realtà, se noi parliamo con un esperto di teologia, forse non riuscirebbe a dirci qual è e cosa si definisce in realtà peccato originale. Lei in parte l'ha spiegato prima, ma ci vuole ridire perché definisce peccato originale della politica italiana l'episodio narrato nel Bandito della Guerra Fredda? Perché in quel momento si decide, prima di tutto c'è questa guerra santa verso i comunisti, siamo nell'ottica della guerra fredda e va bene, cioè, è anche comprensibile all'interno del post Yalta che avvenga tutto questo. Ricordiamoci che cosa succede in Belgio poi negli anni 70, non è che sia molto differente da quello che poi invece è avvenuto in Italia negli anni 40 e 50, però la questione è che c'è un peccato originale in cui si fa un patto fra vari poteri. Uno sono i servizi, sia americani che italiani. Uno è un pezzo della politica. In quel momento, parliamoci chiaro, da un lato separatisti e monarchici e fascisti un po' nostalgici, e dall'altro la Democrazia Cristiana. Cioè, io vi do un dato, cioè a Montelepre c'era solo un candidato che poteva fare i comizi. Giuliano, dopo la strage della Portella, lui continua a insistere e si rivolge ai politici democristiani dicendo: io il mio l'ho fatto, adesso tocca a voi restituire, cioè rispettare i patti. Ma lo ripete, lo scrive, manda lettere al Parlamento intanto che continua ad ammazzare e a fare rapimenti. Questa è la situazione, e si capisce anche che una persona del genere non poteva che essere ammazzata, perché era ormai una specie impazzita. Questa è la vicenda. Quindi c'è il peccato originale lì, in questa commissione fra poteri palesi e non palesi, fra pezzi dello Stato che decidono che gli altri pezzi dello Stato vanno eliminati addirittura fisicamente, quindi uccidere i comunisti. Parliamoci chiaro, perché sono stati uccisi. Stiamo parlando di centinaia di morti in Sicilia, ma poi ci sono tutti morti in tutto il resto d'Italia, cioè non è che sia che è una cosa così semplice. Dall'altra parte ci sta gli apparati dello Stato, gli apparati americani, cioè quindi i servizi americani, e dall'altra parte c'è un soggetto che produce fra l'altro liquidità. Io vi do un'informazione: i servizi hanno necessità di autofinanziamento, in particolare i servizi americani, che non ricevono fondi diretti dallo Stato. Secondo voi con come si finanziano queste le operazioni? Come finanziano quella macrostruttura? Storicamente questo è legato al traffico di stupefacenti. E chi gestisce il traffico di stupefacenti nel mondo se non le mafie? Naturalmente. Beh, ma quando lei parla di poteri assorbiti dallo Stato, il disfacimento di alcune strutture, anche in un passato recente, mi riferisco ad alcuni partiti, sono stati assorbiti non solo da una componente politica, da un lato politico, ma anche dall'altro. La stessa presidente della commissione, se non ricordo male, era all'interno della Democrazia Cristiana. Certo. Non stiamo parlando di tutta la Democrazia Cristiana, stiamo parlando di segmenti ben precisi, gruppi di potere ben precisi. Quindi voglio dire, questa commissione, voglio dire, questa commissione credo che non abbia mai dato prevalenza ad un'azione rispetto ad un'altra. Credo che ci sia, come lei giustamente ha definito, una continua guerra fredda che vige all'interno di queste due compagini, che si identificano magari con simboli e luoghi diversi.
Assolutamente, cioè quello che succede fra il 90 e il 95 è evidente, cioè quando c'è la guerra fra Cossiga e Andreotti e uno fa la rivelazione da una parte, uno fa la rivelazione dall'altra, improvvisamente esce fuori la struttura Gladio. Dopodiché parte la guerra psicologica, perché Francia Armata, oltre ad alcuni possibili omicidi, ma non fa gli attentati, li rivendica oppure li anticipa, cioè crea o aumenta lo stato di tensione continuo. Cioè quello che esce fuori dall'archiviazione del processo su Falange Armata è che, e quindi dalle carte, questo c'è un libro di Maurizio Torrealta recentemente uscito, è che questi erano membri dei servizi, ed erano membri dei servizi collegati esattamente a quel tipo di struttura, cioè la struttura Stay Behind, quindi Gladio. Questo è. E è chiaro che questi stavano contrattando. Poi è interessante che nel 2014, dopo anni di silenzio, quando Totorina comincia a farsi intercettare, eccetera, riappaiono per una letterina dicendo: non ti preoccupare, ci pensiamo noi gli affari di famiglia. Stai zitto, però. Certo. E allora comincia a pensare che i collegamenti ci siano e che siano legati proprio a un'evoluzione storica. Cioè poi gli apparati sopravvivono alla politica, i politici sono volatili, gli apparati no. E l'apparato della sinistra invece come si identifica secondo lei? Scusami, non ho capito. L'apparato è il gruppo, diciamo, fascista, quello che è rimasto di quello che era il gruppo fascista, l'abbiamo ritrovato, lo ritroviamo nell'apparato dello Stato. Come dicevi, abbiamo un assorbimento di queste strutture. E Carminati, no? Sì, sì, no, va bene, va benissimo. Voglio dire, è l'apparato, ci mancherebbe, ma l'apparato invece di sinistra dove è collocato? Dove lo troviamo? Dov'è? Allora, la questione è questa, cioè l'apparato, cioè lì ci stanno peccati originali di altro genere. A un certo punto c'è un cedimento, il cedimento è la famosa vicenda della RAI, dove c'è un riposizionamento all'interno di una logica spartitoria che avviene quando con la legge Mammì si crea il terzo canale e quindi accettano di spartirsi la torta RAI, e lì, secondo me, lì inizia la vera degenerazione di tutta la vicenda. È ovvio che basta guardare adesso come è ridotta la politica italiana e uno capisce che è una caccia a prendere fette di quel potere che ormai è volatile, si muove, eccetera, ed è residuale. Ma poi di fatto le cose continuano ad avvenire, cioè nel senso, è evidente che c'è una riorganizzazione delle forze delle organizzazioni mafiose, è evidente che ci sta una nuova fase di guerra fredda che si sta aprendo in questo scenario, in questo periodo, e quindi siamo qui a guardare. Il problema è come possiamo cercare, cioè noi abbiamo fatto i conti con le leggi razziali, figuriamoci se abbiamo fatto i conti col fascismo, ma abbiamo fatto con i crimini di guerra fatti in Libia, in Eritrea, in Somalia, e non abbiamo fatto i conti, cioè, non riusciamo a farli. Io pubblico dentro questo libro su Bandito della Guerra Fredda le clausole segrete di Cassino, dell'armistizio, che sono state desecretate, ma nessuno se ne era accorto, chiaramente non dagli italiani, che sono state desecretate dagli americani. Al punto 12 c'è scritto molto chiaramente, al di là che è proprio una resa senza condizioni, cioè non era discutibile, ma al punto 12 c'è scritto che gli alleati si riservano di decidere quale sia la politica estera, la politica economica e la politica finanziaria. Accidenti, temo che sia cominciata. Sì, temo che sia cominciata purtroppo la sequenza di gallerie. Vediamo un po' se riusciamo a ripristinare il contatto. Nel frattempo, Aaron, ci sei? Sì, ci sono. Pietro? Vi ho raggelato un attimo. Sì, temo che più che altro ci abbiano raggelato le gallerie. Un po' spaventati. Non so, è iniziata la sequenza di gallerie? Sì, sto facendo pezzi di galleria che cadono.
Purtroppo sì, quindi penso che ci dovremo salutare fra poco. Va bene. Allora, facciamo peccato perché insomma il discorso si stava facendo davvero molto molto interessante. Va bene Pietro, allora facciamo così, diamoci appuntamento sicuramente per una prossima trasmissione di approfondimento. Per intanto io ricordo molto volentieri. Certo, io ricordo a tutti i nostri ascoltatori il titolo della tua ultima, anzi penultima opera, perché ce n'è un'altra di cui parleremo in un altro momento, ed è Il bandito della guerra fredda, dagli archivi ritrovati la ricostruzione della storia di Salvatore Giuliano e di Portella della Ginestra, il peccato originale della Repubblica, edito da Imprimatur. Bene, grazie a Pietro Orsatti grazie per essere stato con noi questa sera. E buon lavoro. Grazie, buon lavoro e a presto. Grazie. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. No, peccato. Vabbè. Ma adesso c'è Aaron con noi. Beh, abbiamo diverse cose di cui parlare con Aaron. Facevamo riferimento, Aaron, alle tante stragi di Stato, non possiamo definire diversamente, che hanno caratterizzato la vita democratica, per così dire, del nostro paese. Ne è stata commemorata un'altra il 30 aprile ultimo scorso, vale a dire 35 anni dalla morte di Pio La Torre, sì, dall'omicidio di Pio La Torre, è più corretto dire, è tra il 30 aprile del 1982. E Pio La Torre è stato sicuramente un politico atipico, soprattutto se lo rapportiamo alla classe politica attuale, uomo al quale si deve naturalmente la scrittura della legge, che è stata un po' una svolta, se vogliamo, sul 416 bis, che ha introdotto il reato di associazione mafiosa punibile con una pena da 3 a 6 anni per i membri, è una pena che va dai 4 ai 10 nel caso di gruppo armato. Ora, giustamente nell'articolo a tua firma apparso sul sito di antimafia2000.com, la domanda che ti pone e che io ti rivolgo è: cosa resta dopo 35 anni dal delitto di Pio La Torre, della sua caratura morale, politica, ecco, del suo pensare la politica, che cosa è rimasto? Ma direi che è rimasto poco, cioè noi credo che un paese come il nostro rimpiange e rimpiange da sempre persone della levatura politica e morale come possono essere stati Pio La Torre, Enrico Berlinguer, Aldo Moro, questa gente qua che comunque in qualche maniera aveva un suo peso politico e aveva un modo di fare politica che era comunque nell'interesse dei cittadini, non nell'interesse di spartizioni di poteri o di poltrone, carrierismo o quant'altro. E questo oggi, dico, è rimasto molto poco proprio per il fatto che questi tipi di interessi, insomma, vedo pochi politici che fanno veramente l'interesse dei cittadini che antepongono invece il proprio interesse all'interesse dei cittadini. Questo è quello che vedo oggi. Al contrario, poi c'è anche il coraggio di Pio La Torre, che oggi non ritroviamo in pochissimi. In pochissimi politici. Possono essere sicuramente un passo avanti, può essere l'istituzione di un diciamo un regolamento interno, così come ha fatto il 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, un regolamento etico, se vogliamo, di autoregolamentazione etica, per cui si interviene qualora ci sono delle indagini senza comunque ci sia per forza l'intervento della magistratura, un'autoregolamentazione dei partiti che chiedevano comunque, che auspicavano, diciamo, più volte, anche lo stesso Paolo Borsellino, anche altri magistrati hanno sempre parlato diciamo una responsabilità politica. Ecco, Pio La Torre aveva il coraggio di mettere in atto questa responsabilità politica, di denunciare laddove non c'era ancora l'intervento della magistratura. L'ha fatto con un atto politico che è sicuramente la relazione di minoranza della commissione parlamentare di mafia del 76,
lui è uno dei redattori che in questa relazione, oltre a proporre la legge sul 416 bis che verrà istituita soltanto dopo la sua morte, lui di fatto in quella relazione si fanno per la prima volta i nomi e i cognomi di quei soggetti politici che avevano rapporti e imprenditoriali, che avevano rapporti con la mafia, con le mafie, e che in qualche maniera non erano fino a quel momento mai stati toccati né dalle relazioni delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, né erano diciamo attenzionati dalle forze della magistratura. Quindi significa che quantomeno, e parlo di Vito Ciancimino, Salvo Lima, Francesco Vassallo, Gioia, Mandalari, tutta una serie di nomi che erano in rapporti con la mafia, anche corleonese, che La Torre aveva individuato e denunciava per tempo. Quindi questo sicuramente fa indica la statura morale di Pio La Torre, statura morale che poi la ritroviamo anche in altri tipi di azione, quando è tornato in Sicilia e partecipa alla protesta a Comiso contro l'installazione dei missili della NATO nella base militare di Comiso. Tutto questo, se vogliamo, questa unione, quindi è uno di quei politici che si oppone anche alle forze del potere internazionale, che impongono, l'abbiamo sentito prima, quello che diceva Pietro Orsatti, o che cercava ultimamente di dire, è proprio che in questi documenti dei servizi segreti americani si dice chiaramente che il governo italiano doveva accettare senza condizioni i diktat degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda la politica internazionale, per quanto riguarda tutte quante queste vicende. E questo significa che noi che autorità abbiamo nel nostro territorio? Ecco, all'epoca gli americani volevano installare i missili NATO nella base di Comiso. Oggi abbiamo, come sappiamo, nelle basi americane italiane ci sono anche armamenti nucleari, nonostante noi siamo uno stato denuclearizzato. Ecco i paradossi che si creano. E quindi secondo me, a mio avviso, non possiamo parlare, forse non si può parlare veramente, non si può pensare, come ha detto e ha ricordato Nino Di Matteo il giorno di venerdì, che è stata presentata la legge La Torre bis, se vogliamo, è intervenuto dicendo, tra le altre cose, ricordando la figura di Pio La Torre, dicendo: non è difficile pensare, lui che si è occupato di quelle indagini, è difficile credere che dietro la morte di La Torre ci sia solo la sua azione antimafia. Non c'era solamente quello, la proposta di legge sul 416 bis, c'era per forza anche dell'altro, ma non perché, ma perché è una questione di logica, perché è una questione che i delitti eccellenti, la storia dei delitti eccellenti ci racconta di convergenze di interessi, e quindi lo stesso è valso per La Torre, così come è valso per Falcone, per Borsellino, per Dalla Chiesa, per Cassarà, per Chinnici, per i giornalisti che ci sono stati e che hanno parlato della mafia. Convergenze di interessi, ecco. Sì, diciamo, non c'è una... Non c'è una volontà complottista alla base di queste analisi, ma sono dei dati che accostati, sovrapposti, intrecciati, come vogliamo dire, comunque ci restituiscono sempre e comunque la stessa immagine. Ma Aaron, rispetto a quello di cui tu anticipavi e che sarebbe stata poi oggetto di domande seguenti, la proposta di legge La Torre bis, che propone la confisca dei beni ai politici corrotti. E c'è addirittura una petizione che noi invitiamo naturalmente i nostri ascoltatori a firmare e che è possibile trovare sempre sul sito di antimafia2000.com. Ma questa legge, secondo te, potrebbe fornire un ulteriore strumento di come dire, aggressione, usiamo questo termine anche se forse non è
propriamente corretto, potrebbe fornire ai magistrati un'arma in più rispetto a quella che è diventata oramai l'altra parte della criminalità, vale a dire la corruzione? Io ritengo di sì, perché innanzitutto dobbiamo partire da una considerazione, ovvero che mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia, e quindi per se vogliamo veramente colpire al cuore questa, e soprattutto la mafia ha alzato il proprio livello, quindi non è più solamente qualcosa di Coppola e Lupara, ammazzatine e quant'altro, quindi bisogna colpire più in alto. Per colpire più in alto serve una legge che sia capace, che sia in grado di colpire anche i beni dei corrotti e dei corruttori, quindi questo penso che sia una cosa importante di cui si dovrebbe discutere, così come bisognerebbe fare altri tipi di interventi sulla corruzione, come può essere l'utilizzo dell'agente provocatore per scoprire quali amministratori pubblici sono corruttibili o meno. Questo è quello che bisognerebbe fare. Di fatto questa legge prevede di equiparare il provvedimento che già è presente per i mafiosi, ovvero la regola del doppio binario, quindi se emerge, ogni volta che emerge una sproporzione di redditi tra ciò che viene dichiarato e ciò di cui si dispone, la magistratura di fatto interviene con il sequestro di beni, poi ci sarà il processo e poi sono i mafiosi che devono dimostrare praticamente se quei beni erano, cioè l'onere della prova spetta al mafioso, non spetta alla magistratura. E questa cosa, in base a questa nuova proposta di legge, si vorrebbe fare anche per quanto riguarda i fenomeni di corruzione, quindi corruzione, concussione, corruzione giudiziaria, questi reati, i reati per quanto riguarda i reati sulla pubblica amministrazione, l'abuso d'ufficio. Questa è un'estensione importante. Un'estensione importante, ovviamente già c'è una legge contro la corruzione che è in discussione al Senato, di queste cose si sta parlando, ma si parla in maniera molto frammentaria e già c'è chi grida lo scandalo perché ha i soliti giustizialisti, ha le solite le solite difese di classe, chiamiamole così, che sono presenti da sempre nel nostro paese. Questo può essere un problema. Io do delle cifre: i fenomeni della corruzione tolgono al nostro paese 60 miliardi di euro l'anno circa. Questo è un altro dato che do, è quello che per quanto riguarda le persone che sono condannate in via definitiva per fenomeni come la corruzione si contano sulle dita delle mani. E questo è un reato, insomma, abbastanza difficile nella fattispecie da individuare. Ma sono reati che sono difficili da individuare, ma sono soprattutto anche reati che per colpa della prescrizione e quant'altro non arrivano mai a sentenza definitiva. E quindi ci sono tutta una serie di normative che andrebbero fatte per contrastare la corruzione, non solamente questa, ma anche, appunto, anche intervenire sulla prescrizione, magari alzando i termini, diciamo, per la prescrizione, o anche aumentando le condanne, alzando verso l'alto la pena minima, si potrebbe anche intervenire per far sì che ci sia, e poi anche magari prevedere delle leggi per i collaboratori di giustizia sui fenomeni corruttivi, perché questi sono gli unici modi per cercare di scardinare un sistema che è diventato a prassi e che sta sottraendo tantissime energie, tantissime risorse al nostro paese. Questo è un fenomeno che va assolutamente contrastato. Non ci si è riusciti fino adesso. È normale che ci sono dei colpi di coda da parte di una parte di potere che non vuole mollare. Non sia mai che chi
chi è corrotto possa essere chiamato mafioso, possa essere considerato tale e quale il mafioso, ma di fatto è così. Poi non sono io che lo dico, ma sono detti lavori che parlano di un sistema criminale integrato che va a toccare alti livelli dell'imprenditoria, della politica, della massoneria e quant'altro, che dialogano apertamente con le criminalità organizzate. Aaron, avevo una domanda pronta per Pietro Satti prima che ci fossero le gallerie, però la faccio a te, però con la promessa che poi magari alla prossima occasione la riproporrò anche a lui. Sì. E cioè una domanda a considerazione è questa: la guerra fredda di cui si parlava, che ha preso inizio da quell'attentato del 47, non ha impedito però di avere una compagine governativa, diciamo, plurirappresentata, una specie di arcobaleno all'interno del quale tutti quanti noi abbiamo visto forse di opposti disegni opposti, e tutti quanti abbiamo sperato in un diciamo una crescita di responsabilità di tutta la politica. Beh, abbiamo detto finalmente all'interno di questa compagine governativa abbiamo forze di centro, di sinistra e di destra che insieme hanno deciso una di lavorare, ecco, per il paese, cioè creare una crescita del paese, lavorare per questo. In realtà mi pare che questo non sia accaduto, e mi pare anche di poter dire che ogni volta che si insedia qualcuno a capo del nostro governo, la prima tappa dove fanno visita è il Presidente degli Stati Uniti. E allora come la mettiamo? Allora come la mettiamo? Questo è purtroppo il dato di fatto incontrovertibile del nostro paese, a prescindere da chi salirà al governo. Possa essere il Partito Democratico, possa essere il Movimento 5 Stelle, possa essere Forza Italia o chi per essa, la coalizione di centrodestra. Chiunque è andato al governo dal 1947 in poi ha sempre dovuto sottostare a quel diciamo benestare o lo sta bene da parte degli Stati Uniti d'America, o quantomeno di quella forza, e questo lo possiamo anche dire. A un certo punto, quando l'Italia in qualche maniera, questo lo sto rivalutando in questo momento, quando l'Italia ha cercato di alzare la testa per certi versi rispetto a quel potere, penso a episodi come possono essere stati per quanto riguarda a suo tempo Craxi, per esempio, quando c'erano stati, dei criminali di guerra libici che erano stati arrestati, oppure anche per quanto riguarda la base di Sigonella, Craxi aveva vietato che partissero da lì gli aerei per andare a colpire in Iraq. E di fatto in quei momenti sono stati gli ultimi momenti in cui certi soggetti, quindi Craxi, Andreotti, che sono stati i più corrotti che abbiamo avuto al governo, clamorosamente i più corrotti che abbiamo avuto al governo, a un certo punto hanno avuto uno scatto d'orgoglio internazionale italiano a dire no agli Stati Uniti d'America, e guarda caso immediatamente dopo sono scattate una serie di azioni. E di fatto quei due rappresentanti che avevano governato con accordi con la mafia, con accordi con fino a quel momento con gli Stati Uniti d'America, a un certo punto vengono messi da parte in una qualche maniera. È una considerazione che sto facendo così, lungi da me di voler santificare o Craxi e Andreotti, che ripeto e lo ribadisco sono stati i peggiori corruttori e collusi con determinati apparati che abbiamo avuto, ma forse quello è stato in quel momento lì, sono stati gli ultimi momenti in cui abbiamo avuto uno scatto di ribellione contro determinati schemi.
A loro li hanno eliminati in questa maniera, ad altri soggetti imprenditoriali come Enrico Mattei l'hanno eliminato fisicamente. Fisicamente. E d'altra parte non si è verificato nemmeno l'opposto, cioè non si è verificato, al di là della visita alla cancelliera tedesca che in alcuni momenti prende il posto anche di rappresentanti del governo americano, non abbiamo visto diciamo fare viaggi ossequiosi dall'altro lato del mondo, cioè verso la Russia di Putin. Voglio dire, in questo caso avrebbe potuto esserci anche diciamo uno scambio paritario, comunque una collocazione diciamo dualistica giustificata, ma nemmeno in questo caso abbiamo visto uno spostamento dall'altro lato. Anche l'attuale presidente, come il precedente, entrambi di marca diciamo sinistra, non hanno ritenuto di far visita all'esponente, ad un esponente di sinistra. Quindi questo credo che ci debba far fare alcune domande oltre che considerazioni. Scusami, l'ultimo passaggio ti ho un attimo perso. Perso, Pietro. Sì. Dicevo Aaron che anche se se avessero evitato di far visita al presidente degli Stati Uniti, non abbiamo visto nemmeno far visita al presidente russo o quello cinese. Voglio dire, una compagine al assolutamente, comando. Assolutamente. L'unica volta che in cui noi andiamo a parlare con il presidente russo è a ogni inizio inverno, quando abbiamo il forte rischio di rimanere senza gas. Ecco, benissimo. Questo ecco, è l'unico allora momento in cui si va a parlare con il presidente russo, e guarda caso si va sempre a cercare l'amico Berlusconi, anche quando ci sono stati governi di centrosinistra, a parlare con Putin ci va sempre Berlusconi. E infatti. Ma d'altra parte non possiamo tanto per mantenere i patti oltre al Nazareno, ancora prima del Nazareno c'erano stati patti storici, certo. Tutta una serie di situazioni, quindi il governo, perché parliamo di 20 anni di berlusconismo? Ci sono stati anche governi di sinistra durante questi 20 anni, ma in realtà fondamentalmente è Berlusconi che ha sempre tirato le fila. Purtroppo sono le 22:59, non so perché, ma il tempo sfugge come sabbia fra le dita. Però Aaron, prima di chiudere, vorrei un tuo commento, una tua opinione rispetto all'ultima accesissima polemica che si è scatenata contro le ONG. Considerato che tu trascorri moltissima parte del tuo tempo in una terra che per prima vede lo sbarco di immigrati, l'accoglienza, l'identificazione, eccetera, qual è la tua opinione rispetto a tutto quello che è stato detto, ma soprattutto non detto in questa fase contro o a favore delle ONG? Ma io credo, sì, io per quanto riguarda questa situazione delle ONG credo che sono volate delle parole grosse, che bisognerebbe darsi tutti quanti una calmata in generale, diciamo. Questo non farebbe male, semplicemente perché può essere vero che ci sono delle organizzazioni non governative, che ci possa essere qualcuno che possa essere infiltrato, può anche essere vero. Cioè, bisogna capire qui da dove si parte. Innanzitutto, cioè, ciò che ha detto il PM Zuccaro può anche avere un suo fondamento di verità, sì. Però non si deve generalizzare nel dire le cose, perché generalizzando si creano delle insinuazioni che poi sono pericolose non solo per le ONG, sono pericolose proprio per un ragionamento che mi viene in automatico. Cioè, qui nessuno sta facendo il ragionamento alla fonte. Cioè, il problema degli immigrati non sono né le ONG né gli scafisti. Il problema dell'immigrazione è che noi, mondo occidentale, siamo andati in quei luoghi a depredarli
e a rendere una situazione insostenibile in quei paesi. Però scusami Arno, se ti interrompo, però una considerazione devi consentirla. I centri di accoglienza credo che soprattutto in Sicilia alcuni siano nelle mani della malavita organizzata. Dal presidente della commissione mi pare che sia Pio La Torre, La Torre, va bene, non Pio, La Torre. Non si sono presentate tre organizzazioni nazionali, mi pare di fattura tedesca. E questo la dice lunga sul fatto che non abbiano voluto dialogare con un presidente della commissione di indagine del governo italiano. Questo dovrebbe, entrambe le cose, ma assieme ad altre poi, credo che dovrebbero farci riflettere. Cioè la gestione di un flusso di migranti che comunque comporta un grosso esborso di denaro. Però vedi, anche... la gestione del flusso di migranti, sono d'accordo che bisogna intervenire a livello europeo, bisogna trovare un modo, ma non si può nemmeno dire, cioè il discorso dei taxi, che può essere vero che è così, ci sono alcune ONG che sono infiltrate, anche se ancora, da quello che ho capito, da quello che si è saputo, ci sono in questo momento, c'è una grande confusione, perché c'è una procura come quella di Catania che dice che ci sono le intercettazioni, quella di Siracusa dice noi non ne sappiamo niente, ed è anche normale, non mi scandalizza il fatto che due procure hanno informazioni diverse. E comunque si è creata tutta quanta una situazione dove, quindi, che cosa bisogna dire, che cosa bisogna fare? Bisognerebbe fare che quando arriva lo scafista e butta in mare la gente, si lascia lì perché c'è la linea di confine e non si deve intervenire, cioè qual è la soluzione? La soluzione non è certamente quella, perché se si dice no, le ONG non devono intervenire perché così diventano taxi, è una semplificazione del problema che poi porta anche a altri tipi di situazioni, anche di natura morale, etica e cristiana, mi viene da dire. Ma infatti Aaron, non vorrei che questo, ma questa è solo la mia umilissima opinione, non vorrei che questo fosse semplicemente un ulteriore tentativo di buttare benzina sul fuoco. Qui c'è tutta una situazione per cui si rischia di gettare benzina sul fuoco. Cioè è ovvio che le ONG riempiono al pari dei trafficanti quel vuoto che c'è, perché non esistono delle vie legali di fuga e scelte europee su search and rescue. Quindi significa che c'è una stortura politica a livello europeo, cioè per cui queste persone che vogliono andare via dai loro stati, che tra l'altro non vogliono venire in Italia ma vogliono andare in altri luoghi, non viene garantita una via di fuga dal loro paese. Però c'è anche un altro dato, cioè quindi che cosa bisogna fare se la politica non si muove? Di fatto, se uno dice la politica si sta muovendo, se uno dice le ONG che vivono di donazioni private, ma anche appunto la Guardia Costiera italiana, cioè se uno dice appunto la parola taxi, per me è fuori luogo, è proprio non si può criminalizzare tutte le ONG, o si fanno i nomi e cognomi, oppure cioè questo è il problema, capite? La politica si è mossa muovendo critiche. Il coraggio è una scelta che non porta a nessuna parte. Sì, però Aaron, una cosa dobbiamo penso constatarla: la politica si è mossa criticando l'operato della magistratura, e questo credo che avrebbe dovuto invece sollecitare, invogliare, essere vicino alla magistratura che sta indagando, e credo invece che questo non sia avvenuto. Questo è perché la dialettica della politica sta creando un... Io non critico il cortocircuito è nella dialettica della politica, perché la politica da una parte
dice usa questa situazione per criminalizzare, cioè ogni partito criminalizza l'altro e non si, ripeto, non si affronta la ragione del problema. La ragione, certo, perché la priorità comunque è la campagna elettorale. È questo di cui stiamo parlando, non criminalizzare, quindi appoggiare quel magistrato, sì o no, che poi si può discutere creando un caso nazionale a livello, io non sto criticando, io credo e immagino, conoscendo la statura del PM Zuccaro, che abbia parlato basandosi su delle prove, o comunque che non abbia parlato a vanvera. Certo. credo io. Poi dopo questo, da lì, lui stesso ha dichiarato che quelle prove che lui ha non sono spendibili per un processo. Si crea un problema, quindi si crea un problema oggettivo, una situazione problematica, e difendere il magistrato che ha dichiarato, che ha fatto queste dichiarazioni, può essere nelle cose, però non si deve eccedere, perché poi dopo, se tu nella critica dici appunto le ONG sono criminali, taxi e quant'altro, crei un problema, cioè stai dando uno spunto di riflessione. Io penso che il dottor Zuccaro abbia voluto dare un importante spunto di riflessione, che è quello di dire: c'è questa situazione sulle ONG, attenzione, e cerchiamo di capire come muoverci, perché si vede, penso appunto, che non abbia parlato a vanvera. Io voglio sperare questo, voglio credere questo, che non abbia parlato a vanvera. Probabilmente Aaron è sempre il solito tentativo di spostare il focus, l'attenzione dal vero problema, cioè dalla causa per la quale queste persone scappano dai loro paesi, perché non credo che tutti quanti siano stati presi all'improvviso dalla voglia irrefrenabile di lasciare la loro terra per andare alla ricerca di nuove emozioni in terre straniere. Evidentemente ci sono delle ragioni precise, gravi, importanti, che hanno determinato una scelta di questo tipo, perché non stanno per affrontare una crociera di una qualsivoglia compagnia navale, stanno per imbarcarsi dietro ricatto, perché ricordiamo, molti di loro vengono ricattati, minacciati dagli stessi scafisti, stanno il più delle volte per imbarcarsi su delle pseudo zattere, dei mezzi di fortuna, per attraversare il mare aperto, per affrontare il mare aperto. Quindi rendiamoci conto delle vere motivazioni che spingono queste persone a lasciare la loro terra. Il vero problema non è l'inchiesta che sta portando avanti la procura di Catania, il vero problema è perché vanno via dal loro paese. È quello il problema che non si vuol risolvere. Qui si fa solo campagna elettorale. Non credo che i mezzi siano tutti di fortuna. I mezzi. No, vabbè, si vedono i mezzi, insomma, vengono ripresi più e più volte, per cui abbiamo contezza di quanta gente è morta nel Mar Mediterraneo negli ultimi anni, per cui non stiamo facendo ipotesi, stiamo parlando di persone, di numeri, purtroppo devo dire di numeri. Numeri vergognosi. Antonella, confermo pure io, abbiamo visto in che condizioni viaggiano, sono già precarie per percorrere un canale qualsiasi, tipo io non so. Sono improponibili, Massimo, sono improponibili anche per fare una gita la domenica. Esatto, siamo a quei livelli, figuriamoci attraversare un pezzo di mare. Cioè. Ma la precarietà è studiata, perché sanno che a poche miglia saranno soccorsi. Scusatemi, cerchiamo di non essere ingenui. Loro hanno fatto già, sanno già che a distanza di poco saranno soccorsi. Non è stato sempre sta così, Ugo, fuori, mi credo, dispiace, ma non è stato sempre così, altrimenti non avremmo avuto un numero. È una situazione molto complessa, perché in Libia, per fare un esempio, dalla Libia c'è stata una guerra a cui l'Italia ha partecipato, con la scusa di eliminare la dittatura. Il risultato è stato che esistono sufficienti prove che la Libia non è un paese di transito, ma è un paese proprio da dove partono in massa gli immigrati, e nei centri vengono rinchiusi, a volte uccisi tutti quanti quelli che sono fuggitivi, e che tra l'altro vivono in condizioni peggiori che nei campi di concentramento, e questo lo conferma in una lettera anche l'ambasciatore tedesco in Niger, al proprio ministro degli esteri. Poi esiste una, come dicevate, comunque esiste anche una rete del commercio delle persone
che vengono torturate e vendute, e questo l'ha denunciato anche l'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell'ONU. Io non ho dubbi che ci sono, cioè di fatto Frontex aveva fatto aveva lanciato delle preoccupazioni. Di preoccupazioni aveva parlato anche Zuccaro a un'audizione del 22 marzo alla Camera sulle ONG, e di questo si è parlato. Che poi, tra l'altro, il problema è che poi si è generalizzato, ma in realtà le ONG sono chiamate con nome e cognome. Cioè, quando il 22 marzo c'è stata l'audizione alla Camera, le ONG a cui si è fatto riferimento sono 5 di origine tedesca. Sì. Una spagnola, quindi non c'entrano nulla né Medici Senza Frontiere né Save the Children, cioè dai sospetti. Quindi queste sono le cose che andrebbero ricordate, dette. Giustamente oggi mi sembra di ricordare che c'era un'intervista alla figlia di Gino Strada, che sul Fatto Quotidiano, dove appunto diceva che non era giusto generalizzare, proprio questo punto di vista metteva in evidenza. Anche perché i detrattori naturalmente hanno colto la palla al balzo e non hanno perso tempo, sono partiti insulti, parole decisamente sgradevoli e offensive. Vabbè, è un tema, Baron, del quale potremmo parlare fino a domattina, ma ci rendiamo conto che sono le 23:13, siamo in gravissimo ritardo. Ti salutiamo e ti ringraziamo come sempre. Mille in bocca al lupo, tu sai per che cosa, attendiamo nuove. E grazie sempre per il lavoro che svolgi tu e tutta la redazione di Antimafia 2000. Grazie, Aaron. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro altrettanto, arrivederci a tutti. L'autografo, mi raccomando. Allora, torniamo qui nel nostro studio, chiediamo a Massimo Bonella se ci sono notizie da dare in 30 secondi. Sì, brevemente. Dunque, ecco, abbiamo degli aggiornamenti per quanto riguarda l'anziano morto a Monopoli. Sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario a scopo di rapina i due minorenni di 17 e 15 anni che ieri hanno spinto in mare dalla scogliera di Monopoli due anziani, provocando la morte del 77enne Giuseppe Di Bello. I fermi sono stati disposti dalla procura presso il Tribunale per i minorenni di Bari ed eseguiti dai carabinieri. I due ragazzi sono attualmente detenuti nell'istituto minorile Fornelli a Bari, disposta l'autopsia sul corpo per chiarire se l'anziano sia morto per la caduta sulle rocce oppure annegato. I due minori avrebbero seguito per rapinarli. Scusate, i due minori avrebbero seguito per rapinare i due uomini dopo averli notati in un bar della zona. Dunque, la notizia che emerge è che purtroppo è morto questo uomo anziano, e notizia che veramente fa pensare, a mio avviso. Non so voi cosa ne pensate di una cosa di questo tipo. Poi ce n'è un'altra, ve la do al volo. Per quanto riguarda Malta, le autorità maltesi continuano a negare l'attracco nei porti dell'isola alle navi cariche di migranti e limitano al massimo i loro interventi di soccorso. Così, nell'audizione in commissione Schengen, il capo ufficio operazioni della Guardia Costiera Nicola Carlone: ogni volta che riceviamo una chiamata di soccorso, ha spiegato, avvisiamo i centri più vicini, ma loro ci dicono di no. È successo un mese fa almeno un paio di volte con la Tunisia e succede spesso con Malta. Inoltre Libia e Tunisia non assicurano servizi efficienti. Questa è una situazione davvero pesantissima. Il Mediterraneo è di fatto un'ecatombe. Io non riesco a capire, si fa tanto presto a lanciare bombe in Iraq, in ex Jugoslavia nel 99, in Afghanistan, eccetera, però creare una task force di intelligence e andare nelle coste del Nord Africa, io credo che insomma è il minimo che si potrebbe fare. Cioè, è possibile che non si riesca a intercettare queste bestie che per forza costringono proprio per forza
queste povere persone a salire su delle barchette per attraversare il Mediterraneo. Cioè, io non so, non riesco a capire bene questa cosa qui, mi limito solamente a dare la notizia e fare questa considerazione. Poi, insomma, alle 23:17, dunque tutto per gli aggiornamenti nazionali. Ricordo una cosa, che proprio questo è l'orario, sta andando in onda in televisione, in digitale terrestre, su Videotelecarnia, il nostro settimanale Pinetology Reporter, dove tocca l'intervista a Pino Trani, che è un giornalista, un poeta, anche un artista, perché realizza dei bellissimi quadri. L'abbiamo intervistato insieme proprio a Rosario Moreno, editore di Radio Sirius TV, circa una settimana e mezza fa, vicino a Porto Rosi. Sono andato proprio nel cuore dell'Istria. Ecco, questo diciamo filmato, o meglio, questa trasmissione settimanale la potete trovare disponibile anche nella homepage di pinetologitv.net. Complimenti dunque a Pino Trani. A questo punto è veramente tutto. Mentre parlavo, guardavo anche se ci fosse un flash di ultimissima da qualche parte, non vedo niente, quindi vi restituisco la linea, vi auguro una buonanotte a voi e naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano. A presto. Grazie a Massimo Bonella, ringraziamo ancora Aaron Grazie, Massimo. Pettinari che vediamo in linea ancora con noi, ringraziamo Rosario Moreno per la regia da Treviso e ringraziamo soprattutto gli ascoltatori che sono stati con noi sino a questa tarda ora della notte. Vi diamo appuntamento a sabato, ve lo ricordo, alle 9, alle 9:30 per la trasmissione Cristo tra storia e mito insieme a Flavio Ciucani e vi auguro buonanotte. Buonanotte.